casa. Benvenuti a Affari Tuoi. Michele, prendi fiato, respira, io intanto faccio gli onori di casa. Michele! Buonasera a tutti. Che gioca con noi. Michele, respirone. Respirone, bevi. Posso bere un bicchiere d'acqua? Bevi. Me devi sta su, 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 su. Allora, Michele, 30 anni, nato a Bologna. Se dico delle imprecisioni, maestro Nico, grazie alle mie compagne. Impiegato commerciale, vive da solo? Assolutamente sì. Single? Single. Single? Per scelta mia. Sì, dicono tutti così. È vero che sei pieno di amici, ma il tuo migliore amico è papà? In parte sì, è vero. Come fai? Nel senso che siamo pieno di amici, però chi ti capisce meglio di tuo padre non ti capisce nessuno. Bravissimo, salutiamo papà che si chiama? Giuliano. Saluta papà Giuliano. Ciao papà. Senti, hai lasciato la palla a volo? Sì. Perché stavi sempre in panchina? Sono troppo basso, Flavio. Non dire così, fatti vedere. Non si vede la differenza da quando sei seduto a quando sei in piedi. Vieni, allora. Ma allora, visto che lì stavi sempre in panchina, è vero che sei venuto ad Affari Tuoi per giocare finalmente una partita da titolare, da protagonista? Assolutamente. E allora sì. In bocca al lupo! Crepi il lupo, grazie. Allora, Paquito è nel pacco 15, Natasha Piemonte. So, il numero 5, Valentina la Liguria. Valentina Neudorfer, eccola lì, darà fallo con furore, prego. Già meglio. 16, Annalisa la Puglia. Buonasera Annalisa. Ciao, guarda che ragazzina carina, carina. 20.000. Salutiamo Paquito che pure stasera sghignazza e se ne va alle nostre spalle. Allora, Michele, festicciola è iniziata un po' così. Un po' così. Sì. Ci è cascato un vassoio con i tramezzini, gigante. C'è saltata la console. È saltata la console. Ricominciamo. Raffa, la carrà. Altri tre, Flavio. Eh sì. Il numero 11, Valentina, va nel Veneto. L'altra Valentina. Prego. Oh, così si ragiona. Resto. Il numero 10, David, il Trentino Alto Adige. Prego. Chiamo il pacco 4, Enzo il Molise. Buonasera anche Enzo del Molise. Da Venafro, con furore, prego. Oh, così si fa. Così si fa. Così si fa. Buonasera dottoressa, buonasera. Chiamavano la bella lavandaia. Che stava combinando? Ah, la dottoressa è curiosa, visto che vivi da solo, sì. E siamo in tema, lavi e stiri da solo, cose, stiri e ammiri, oppure porti tutto a mamma? Lavo e stendo bene. Lava e stende bene lui da solo, il single lava e stende, e non sembra, però va bene. Però lo stiro. Va bene, lava e stira. Per fortuna la dottoressa non ha registrato il tuo motto di prima, no. Dice lascia lì il can che dorme, cosa la dottoressa si è svegliata, sta lavando, stirando, asciugando, stendendo, intanto per te stende sul rocchettone di Affari Tuoi 15.000 euro. Io la ringrazio moltissimo, sono venuto qua per giocare, quindi rifiuto l'offerta e vado avanti. Dopo tutta una vita in panchina che lo va al volo. Oh. No, ogni tanto ho giocato, sì. Mi sono tolto le mie soddisfazioni, insomma, non tante. A pallavolo o in altri sport? A pallavolo. A pallavolo? Sì, sì. Sì? Sì. Sono arrivato all'Under 18, poi quando sono arrivato in Under 18, un po' che ho iniziato l'università, un po' che sarei dovuto passare in prima divisione, ho deciso di cambiare sport. E sei passato, eh? Sono andato in palestra. Però, insomma, non è uno sport di squadra, ecco. Vabbè, ricominciamo. Qui non c'è proprio da sollevare pesi, ma c'è da sollevare scatole, aprirle, possibilmente quelle leggere, quelle con il blu, i 10 bulloni, chi ce li ha? Sollevatore di pesi. Potrebbe averceli il numero 7, Luca, la Sicilia. Luca, l'organizzatore di matrimoni, buonasera, da Comiso, eccolo là. Va bene, matrimonio proprio così, le nozze con i fichi secchi, 50 euro. Un altro pacco così, chi potrebbe avere? Ah, li stai scaldando, bravo. Sì.
chi ce li ha sti benedetti bulloni? E potrebbero essere nel numero 6 in Sardegna dalla Giulia. 6 Sardegna alla Giulia, la nuova arrivata. Buonasera, l'aspirante infermiera, futura infermiera. Vediamo se ci dà una mano, subito ci ha dato una botta. No! Costosa l'infermiera privata. Dove stanno i bulloni? Ultimo pacco. Alla ricerca dei bulloni scomparsi. Il numero 2, Arianna Labruzzo. 2 Labruzzo, Arianna, la ringraziamo per i confetti. Era meglio che venivi senza confetti, figlia mia. Ma senza i 100.000. Brutta piega, Flavio. Brutta piega. Una brutta piega, dici? Già. Ma anche i capelli di Davide e di Remo c'hanno sta piega. Come la partita di questa sera. Non riusciamo a trovare una continuità. No. Non l'abbiamo proprio mai trovata, guarda. Oh, sono una signora, da sola se lo dico. Dottoressa. Sta facendo pure il cambio di stagione. Dottoressa, tutto fa lei. La vorrei a casa mia. Arrivederci. Anche a casa mia se vuole. Eh? Anche a casa mia. Sei se single vuole te. Boh, da boh. Che non ti far prendere dal desiderio. Allora, mentre la dottoressa fa il cambio di stagione, a te ti rifila una bella questione. Vuoi cambiare pacco? Ho tenuto un po' di numeri, un po' di regioni. Senza dirmi numeri, a cosa li hai legati? Sono dei numeri che mi legano a dei giorni e a delle situazioni. Ci sono delle regioni che mi legano a dei ricordi, a dei vissuti. E poi c'è un numero che... Questo è bello, questo numero è bello. Questo rispetto agli altri, proprio questo è più bello. Pure io questo. Questo è... No, c'è un numero che non ha un significato, che però mi hanno ripetuto gli amici a casa. Sì? Più volte, no? Tieni quello, prendi quello. Cioè, ma singolarmente avevano fatto un consulto, avevano fatto le primarie? No, no, singolarmente è capitato che più di una persona mi abbia detto, tieni quello. Mi raccomando. E tu l'hai mai sognato questo numero? No, non l'ho mai sognato. Non l'ho mai sognato. Sono arrivato qua per caso, nonostante, lo posso dire tranquillamente, abbia sempre seguito il programma. Ho visto la Clerici, Pupo, Bonolis. Eh? Ho visto tutti i conduttori perché è un programma che mi ha sempre divertito, quindi ho deciso di provare a partecipare per caso. No, aspetta, ho deciso per caso, non va bene. Ho deciso di provare a partecipare senza crederci. Allora è già diverso. Senza crederci che ti avrebbero che preso. Esatto. Però non si va per caso, no, in un albergo, no, se no. Fa una fila di 10 ore. No, 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 ho voluto provare a partecipare perché è una trasmissione che ho sempre guardato. Non avrei mai creduto che mi sarebbe arrivata la possibilità di partecipare. E invece eccola qua. Invece eccola qua. Quindi se il destino ha voluto che io tenessi il 12 sarà. Quindi io ringrazio la dottoressa e rifiuto il cambio. Tu dici che è tutto destino ad affari tuoi, come nella vita? Non è tutto destino, però... gioca comunque sia una parte importante. Ma a me. Il 14, Elena La Campania. Non bagnare. Oh, amici! Lo sapete che Michele va in pacchi ad affari tuoi? No! Chi sono? Sono i miei amici. Gli amici di Michele. Quelli con cui guardi la partita? Quelli con cui vado allo stadio, sì, guardo la partita, vado fuori. Ma la partita guardi pure con papà? La partita ho iniziato a guardarla nel 93 con papà, quando il Bologna giocava in Serie C. L'appuntamento della domenica. Vedi, non sono single, sono fidanzato. Col Bologna? Col Bologna. Pensa, ragazza d'ascolto, in questo momento proprio hai fatto un picco d'ascolto di gradimento per me. Dice, rimani fidanzato con Bologna, te. Allora, stasera è molto presente purtroppo la tua Iella. Già. Se vuoi, provare a ribaltare la partita. Cioè,
I rossi, lo dico, per chi è a casa, in questo caso purtroppo, ne sono rimasti due, diventano niente. I blu assumono il valore ognuno di 10.000 euro, in questo momento ti andresti a giocare 60.000 euro, forse anche 70 se anche la matta, mi pare, la matta va nei blu, quindi addirittura diventano 70.000 euro per te a fronte dei 50.000 e dei 10.000. Quanti pacchi ho ancora eventualmente? Altri due. Due da chiamare e ancora ti puoi giocare la iella, però ci deve essere almeno una cifra con soldi certamente, in gioco. Certamente. Chiamo il 20, la Barbara Le Marche. Vai Barbara. Sì, fino a 20 bulloso. 10. Yeah. Oh. Anche Cremonini, il cantautore preferito di Michele. Adesso cosa vogliamo andare in giro a cercare? 17 Lazio. Angela, bellissima! Guarda che capello! Sì! Dai! Basta che chiamarlo credendo ci è pagato, salta fuori! Hai capito? Ah, brava Angela! Mi rimettete Cesare? Eh? Mi rimettete Cesare? Cremonini, sì. Ti porta bene? Non devi sì. Chiamare ancora, se lo vuoi sottofondo. Ah, maestro, no, okay. Faccia lei al pianoforte, intanto aspettiamo la telefonata. Maestro Nico chiede, non c'è manco bisogno di mettere il gettone nella schiena. Maestro Nico uno chiede e fa, eccolo qua, risolve i problemi, eccoli che arrivano i problemi. Dica dottoressa, ha detto voglio parlare col Beckham di Piazza Grande. dottoressa, ma come li becca lei, Ti bastano? Mio bel Beckham di Piazza Grande. Ti bastano 11.000 euro per festeggiare andandotene via palleggiando in allegria oppure rimani con noi? 11.000 euro. I miei genitori mi hanno sempre detto che a fatica, che coi soldi non si scherza. Ringraziamo la dottoressa, rifiutiamo l'offerta, andiamo avanti. Coi soldi non si scherza, ma neanche con affari tuoi. La matta ancora non è uscita. Che facciamo? Mio dolce Beckham di Romagna. Chiamo? Tutto quello che vuoi. Ma bene però. Chiamo Maria, al numero 18, la Calabria. Maria l'architetta! C'è Nerone di là l'architetto e c'è l'architetta di Calabria. Maria, che costruisci per noi? Distruggi o crei? Vai! Sì! Stasera crea! Yeah. Silvia! Rimembri ancora! Silvia! No. Numero 19, l'Umbria! Il naso, ci avrei avuto naso tu a chiamare lei? Naso contro naso? Duello di bellezze, Beckham contro, guarda là, Liz Taylor da giovane. Facci sto regalo. Bartolo, la Basilicata. Nerone, mascherato da Fratacco, viceversa. Aspetta, questo. Sono tre, sei, era l'ultimo pacco, l'ultima fermata, l'ultimo metrò per la Iella. Vediamo che succede. Bartolo, prego. E calla. Porca miseria. Va bene, torna la dottoressa. Vestita da pantera rosa, arriva la dottoressa. Sei stiva del costume di carnevale? Ah, le va ancora il costume della pantera rosa dell'altro anno? No, scusi, sta scherzando. Lei è bellissima, l'ho vista stamattina che mangiava un giunco. Lei non mangia, si nutre, spizzica, centellina. Ha detto lasciando perdere come all'inizio il can che dorme. Secondo Michele, la dottoressa vuole sapere, ci tiene, sono buona o cattiva? Ma magari c'è un'altra risposta da parte tua. È buona, va. Torni a stirare, che è meglio. Allora, un solo pacco, ma se non accetterai, sempre, ancora, una volta, 11.000 euro.
Non è facile. Non è facile. Però io... voglio far tesoro di quello che mi è stato insegnato. E quindi io accetto l'offerta. Bene. 11.000 euro li portiamo sicuramente a casa. Ne hai vinti 11.000? Sì. Hai fatto bene, qua dentro c'erano 100 euro. Dai! E allora! Montalbano, ma sempre preceduto dalla presentazione del professor Camilleri, commissario Montalbano, regia di Alberto Sironi, la grande Fiction, direi uno. Ciao!